Ancora derrate alimentari provenienti dall'Unione Europea a sostegno delle fasce indigenti della società buttate in strada, in barba al più comune senso della decenza. Questa volta le abbiamo trovate non infrattate in nascosti punti della città o buttate in un cassonetto dei rifiuti, no, lasciati lì in mezzo ad un parcheggio tra i più frequentati della città, quello adiacente al cimitero centrale ai piedi di una pianta. 24 barattoli assolutamente sani, anzi ancora nel loro imballaggio originario, di passata di pomodoro e piselli con la scadenza nel 2020, quindi ancora pienamente utilizzabili con le chiare diciture dell'Unione Europea. Non è la prima volta che questo scempio alimentare avviene e quindi ci si chiede chi e perché si sbarazza di questi aiuti, da chi li riceve e quali i criteri con cui gli vengono assegnati, dato che il buttarli via denota chiaramente il fatto della non assoluta necessità. Quindi si pone anche l'interrogativo di quali siano i metodi di assegnazione di questi aiuti da parte di chi li gestisce, visto la fine che fanno e se a posteriori vengono fatti dei controlli per eliminare i furbetti. Oltre che ad un affronto alla povertà e uno schiaffo alle famiglie bisognose, queste sono risorse economiche di tutta la comunità che finiscono nella spazzatura.